Ciao Addicted, finalmente siamo di nuovo in compagnia della box di Yessi Beauty Box, per essere più precise della starlet del mese di febbraio che mi è appena arrivata. Allora, come sempre vi ricordo che Yessi Beauty Box è un sito, vi lascio naturalmente il link nel box informativo al quale potete accedere per acquistare sia prodotti perché hanno uno shop molto spesso in sconto veramente molto molto alto, sia una box. Tra quelle disponibili c'è la Daily, c'è appunto la Starlet di cui vi parlo io, c'è anche la Freedom che non sempre è disponibile, però è una box personalizzata, nel senso fatta proprio in base alle vostre esigenze. Ma non posso dire che le altre non siano in base alle nostre esigenze, perché vi ricordo che Yessi è anche un gruppo che predilige i cosmetici non testati sugli animali, quindi questa è una cosa sempre da sottolineare. Allora, io unboxo la mia Starlet, come sempre mi dispiace rompere tutti i sigilli, e vediamo subito che c'è il leaflet che ci dice tutto il contenuto, che questa volta di questa Starlet, che si chiama SOS in Love for Me, è appunto qui indicato. Ora vi dico subito tutto quanto nel dettaglio, ma andiamo a prendere, aspettate. Togliamo la box, per così vediamo tutto nel dettaglio. Abbiamo una bellissima sacca che abbiamo trovato anche lo scorso mese. Per me sono indispensabili queste sacche. In tela, in cotone, credo che siano in tela, tra l'altro ho detto in tela, invece in cotone, che contiene appunto tutti i prodottini. Io la faccio più in qua, così ve li dico uno a uno. Allora, il primo che mi è capitato è questo di Ingrid Cosmetics T-Mix Red Fantasy. È una fragranza fighissima per donna che intanto che ha T-Mix Profumo Sunset Red Fantasy or Miracle. Quindi poteva arrivare uno di questi tre. Io ho ricevuto il Red Fantasy. Fancy Full Size, che dovrebbe essere gelsomino rosa ylang ylang, mentre gli altri sono bergamotto, limone e more, caramello, vaniglia e vetiver. E quindi questo è il primo prodotto. Poi, secondo prodotto, questo qui di Ecos, Natura Ecos, come vi dicevo prima, vegana, e un esfoliante, un gel doccia esfoliante, che sinceramente mi sembra una bottiglia di zucchero di canna da bere o di caffè, buonissimo. Allora, io come sempre penso a mangiare, da 185 ml di Ecos, aspettate che lo trovo, eccolo qua, Natura Ecos, gel doccia esfoliante full size, dice... Se desiderate fare un viaggio sensoriale, sfiorare la finissima sabbia caraibica, essere accarezzate dal fresco vento del mare, avvolte dal profumo fresco di una calda stagione estiva, dovete assolutamente provare il gel doccia esfoliante firmato Natura. Ha una delicata consistenza, una profumazione fresca ed è bio, vegano, eco e made in Marocco. Andiamo avanti, non uno, ma ben due. Io questo prodotto l'ho usato tantissime volte, lo adoro, la Miracle Skin 7 in 1 Mask Pads. I pad a maschera che a me sfogliano la pelle, me la rendono super figa. E quindi, innovazione di bellezza 7 in 1 di una nuova generazione che riunisce la routine di bellezza mattutina per eccellenza della pelle in 7 fasi in un unico. Prodotto, un dischetto imbevuto in un potente siero che agisce come una maschera da non risciacquare, ed è verissimo. A me, ripeto, rende la pelle levigata. Dice utilizzare come trattamento cutaneo illuminante dell'ultimo minuto. E io vi consiglio di utilizzarlo in generale anche. Io l'ho usato come siero appunto pre skincare, cioè durante la skincare, non pre skincare. Questo non so se riuscite a vederlo bene, di Skin & Co. È una crema per le mani al cedro amaro e alla mandorla, alla manda. Allora, questa crema invece è una formula mani botanica e naturale, ricca di burro di karité, fatemi la carità, e olio di mandorle dolci per rinnovare, idratare e proteggere le mani durante l'inverno. Io ne ho bisogno, come vedete. Una formula che non unge e che lascia ben levigata la pelle. Poi c'è questa bombona enorme di Ciao Makeup ed è un butter, già leggo butter, aspettate se ve lo trovo in italiano, no. Allora, vi dico, intanto lo apro, intanto lo trovo e lo apro, lo trovo sul
sull'elenco. Eccolo qua. Girl Happens Beauty, eccolo qua. È un full size, rimozione del trucco. Ah, wow, in un solo passaggio senza dischetti di cotone. È un burro struccante, una formula vegana che scioglie il trucco mentre si trasforma in un olio delicato e nutriente. Made in Germany. E questo ve lo faccio vedere. Mamma mia, a me queste cose viene voglia di metterle sulle labbra perché mi piacciono che sono fondenti. E infatti l'ho messo sulle labbra. Vi dico, una profumazione per niente invadente, cioè non si sente proprio. Ed è un full size, infatti, e da... Aspettate, non lo trovo, devo riaprirlo. Non c'è scritto forse, credo, però vi dico, è una cosa enorme, cioè... Aspettate, no, non c'è scritto, però ragazzi sarà un 100 ml, non lo so, è grande, grandissimo, è pesa, pesa io sempre. E poi, vabbè, ciao ragazzi, ciao, questa è una palette, sicuro. Allora, sempre di Ingrid Cosmetics, questa però un attimo solo che la devo aprire, come abbiamo trovato il profumo, troviamo anche l'Orient Ritual Sensual, or Intensive, forse sono due, Ritual Sensual, forse sì. Ve lo dico subito, nel mese dell'amore, nel frattempo apriamo la palette super figa, eccola qua ragazzi, che bella, caspita, questo colore è super figo. Non poteva mancare la palette, shades eleganti e romantiche con un tocco di follia proprio come l'amore, toni del rosa, fucsia, viola, sfumature intermedie, per un make up look ispirato all'Oriente, no, si chiama proprio così. Un rituale sensuale o intenso, scopri il tuo. Allora vi faccio vedere, ci sono queste cialde, questa è, la vedete? Sì, credo di sì. Io non voglio sporcarmi troppo, vi faccio vedere solamente che sono brillantinate. Poi speriamo di riuscire a fare un make up. Non contate tanto su di me, mannaggia la miseria. Comunque ci sono delle cialde, come vedete, più scure. Questa sembra viola, in realtà è un marrone. Ci sono 4 glitterate e 5 matte. Sui toni del rosa e sui toni del marrone, bellissima ragazze, veramente, come sempre, cioè, che gli devo dire, ah, yes, boh, non sappiamo più che dire. Allora ragazze, ricapitolando il contenuto della box SOS in Love, allora vi dico, c'è, ah no, aspettate, beh, non ci credo, mi è sfuggito un prodotto che è questo, aspetta, shampoo, aspettate un attimo, Decodac, avevo saltato un prodotto, chiedo venia, Decodac, shampoo sec certifié, è uno shampoo con polveri purificanti, assorbenti, olio essenziale di limone e una polvere, ah è una polvere per assorbire il sebo, no ragazze, applicare, è uno shampoo secco in sostanza, applicare la polvere con un pennello, lasciare agire, esatto, prima di spazzolare per rimuovere la polvere in eccesso, sono, è un cosmetico bio e se chi di voi ama queste cose o chi fa palestra e non può lavare i capelli tutti i giorni, io, e usare appunto un prodotto del genere vegano, super top. Quindi credo proprio che non ci sia più niente adesso, ma macchiato ci dovrebbe essere. Allora, vi ripeto, ricapitolo. Abbiamo trovato all'interno questa sacca che mettiamo qua. Vabbè, ora non si vedrà, si vede. Poi abbiamo trovato due prodotti firmati Ingrid Cosmetics. Quindi abbiamo trovato il Perfumery Fantasy e il Ritual Sensual, questa palette bellissima. Poi abbiamo trovato due Star Skin VIP Miracle Pads, una crema mani di Skin & Co, un gel doccia sfogliante di Natura Ecos, un burro struccante di Ciao Makeup e uno shampoo secco bio 100% e naturale, shampoo secco di Decodac. E come sempre vi rimando al sito di Yessi per tutte le promozioni del momento, vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro gruppo Box Addicted su Facebook dove potete trovare tantissimi sconti anche in esclusiva su box, prodotti singoli, negozi e così via. Ciao, alla prossima e grazie come sempre a Yessi della fiducia che ci accorda. Ciao!